complimenti a tutta la squadra. E devo dire che all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, si è visto il primo tempo. Poi dopo eravamo sotto di uno o due gol, mi pare. E niente, al secondo tempo ci siamo messi d'accordo che andiamo fino alla fine, perché questi due punti sono importantissimi, come hai detto te. Per togliervi questo pensiero che forse vi portate dietro da troppo tempo, pensavate di toglierlo già alla fine della regular season, di andare al girone unico, invece avete allungato un po' la sofferenza, ma ormai ci siete quasi. Sì, ecco, ci mancano ancora tre partite fino alla fine e penso che con questa vittoria diciamo che siamo per l'anno prossimo in Elite. E niente, ancora devo dire complimenti alla squadra, alla città che ci vive ogni attimo per questo e niente, andiamo avanti adesso. Un girone unico che tu hai vissuto, conosci bene, quello del nostro campionato, dove prossimo anno intanto possiamo dirlo vestirai la maglia ancora del Bressanone. Sì, sì, ho confermato qua, rimango qua e niente, sarà un bel campionato, meno male. Speriamo, vediamo l'anno prossimo di fare un bel campionato. Società sicuramente ambiziosa quella di Bressanone. Molto ambiziosa, poi adesso io sono il giocatore, io faccio il mio compito e la società fa il suo. E poi vediamo alla fine, ma spero che sarà tutto ok. Ma abbiamo iniziato bene la partita, andando anche più 4. E sicuramente le rotazioni corte che abbiamo ci hanno un po' condizionato. E paghiamo soprattutto questo, ma alla fine paghiamo il fatto di aver perso i 4 gol che avevamo di vantaggio. E dovevamo gestire meglio la palla in quelle situazioni, soprattutto nelle situazioni di uomo in più e uomo in meno. Dopo il primo tempo 2 volte uomo in più abbiamo perso il pallone senza riuscire neanche a tirare. Se riusciamo ad aggiustare questo possiamo giocarci anche a casa del Bressanone come è stato oggi. A questo punto vi aspettano 3 partite prima della chiusura di questa pool promozione, di cui 2 fuori casa, una alla Palalobello invece davanti al vostro pubblico. Non c'è dubbio, comunque siete in corsa e volete restare in corsa per questo terzo posto. Sono queste 3 partite, l'unica parola che abbiamo è vincere. Dobbiamo vincere, dobbiamo fare 3 partite e 6 punti. Dobbiamo andare in un campo difficile come Fondi, dove abbiamo perso anche nella regular season. Dobbiamo andare in un campo anche difficile come Padova, dove anche il Cologne ha perso. Se abbiamo questa mentalità, con un pizzico in più anche di fortuna, perché gli episodi giustamente fanno anche la partita, possiamo vincere in queste 3 partite e vedere poi alla fine come va a finire. Ma noi, ripeto, dobbiamo fare 6 punti in 3 partite, questo.